In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa canotta estiva che io ho deciso di chiamare canotta a rete. Il punto in realtà lo conoscete tantissimo, è un punto che viene molto utilizzato. Io l'ho utilizzato sia per fare una stola sia per fare una maglia, era color verde con le maniche lunghe, però ho deciso di utilizzare questo punto anche per fare un vero e proprio canotta estiva e l'ho chiamata rete proprio perché ha questa forma di lavorazione a rete. Sono due giri che vanno sempre ripetuti. Il filato che ho utilizzato è l'elastico bambù dell'Adrian Fil, questo gomitolino da 50 grammi che misura 200 metri, quindi ha un'ottima lunghezza. E infatti io per realizzare questa canotta ho utilizzato solo 3 gomitoli, quindi 150 grammi. Per una taglia M ve ne consiglio 4, per una taglia L ve ne consiglio 5, e 5 vanno bene anche per la XL, perché secondo me è della taglia L il quinto gomitolo ne utilizzerete veramente pochissimo, quindi anche taglia XL 5 gomitoli vanno bene, a meno che poi non volete fare le maniche, in quel caso aggiungete un gomitolo in più, magari una mezza manica o una manica a tre quarti. Stessa cosa se siete una taglia S, mi raccomando, se volete fare le maniche aggiungete un gomitolo in più. Oltre questo colore che ho utilizzato io, che è il colore numero 23, ce ne sono veramente tanti altri disponibili sul sito. Di alcuni sono rimasti pochi gomitoli, però di altri due, tre, no, due colori sono terminati, però gli altri colori sono ancora disponibili. Io questo colore lo adoro, lo trovo veramente molto bello e femminile come colore. Come vi dicevo, la lavorazione è semplicissima, sono due giri che vanno sempre ripetuti, si parte in tondo lavorando dal sotto e poi si divide la parte dietro dalla parte avanti. Nella parte avanti io poi ho lavorato i giri di andata e ritorno da destra e sinistra e poi ho fatto gli ultimi 7 giri solo sulle spalline, appunto per creare questo scollo estivo, bello, comodo. Questa lavorazione che vedete qui in tondo è dovuta al fatto che il filato è elastico, quindi tende a cedere un pochino, mentre come potete vedere dietro ho fatto una lavorazione lineare. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se così come sempre mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e speruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Filati Elsa o Elsa Faccio, mi trovate sempre scrivendo queste due cose. Un'ultima cosa, vi ricordo che attivo il codice promozionale di 10% di sconto su una spesa minima di 55 € e a partire da 55 €, quindi più sarà grande la vostra spesa, maggiore sarà il vostro sconto. E questo è per ringraziarvi in qualche modo per aver raggiunto i 90.000 iscritti sul canale YouTube. Adesso vi lascio al tutorial, noi ci vediamo la settimana prossima con un altro video e vi auguro per chi è in vacanza buone vacanze e ci rivediamo poi a settembre con la programmazione regolare, quindi due video a settimana. Per realizzare la nostra canotta io ho deciso di utilizzare il filato L'Adrian Wool Linea Elastic Bamboo, questo filato elastico che è perfetto proprio per fare queste creazioni estive che sono leggere, elastiche, quindi che non siano troppo aderenti, che diano calore al corpo, quindi per chi è molto sofferente per il caldo io questo filato lo consiglio tantissimo. Io andrò a lavorare con questo colore che è il numero 23, vi ricordo che ho già fatto una creazione ma ho usato il colore corallo, questa volta appunto ho optato per questo colore qui, che è appunto questo splendido viola, però abbiamo anche altri colori che trovate tutti disponibili sul sito, alcuni sono già finiti, però ce ne sono veramente molti altri ancora disponibili. Lavoreremo con l'uncinetto numero 4 e qui io vi farò vedere un piccolo campione. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 5. Io ho montato con l'uncinetto numero 4 130 catenelle. Vi ricordo che è un filato elastico, quindi se siete taglia M o taglia L non andate a fare troppi aumenti. Io direi che 15 catenelle, massimo 20 per una taglia M vanno bene. 35 catenelle per una taglia L, 45-50 per una taglia XL. Lavoreremo con l'uncinetto numero 4, i giri da fare sono 2, io qui vi faccio vedere un piccolo campione. Montando 130 catenelle io ho una circonferenza di circa 84 cm. Mi raccomando però, vedete come è elastica la lavorazione, quindi io vi sto dicendo 84 cm, ma indossata, mentre la vedete lavorata e io la sto già lavorando, sembra molto più stretta, ma in realtà non lo è, soltanto perché è elastico, vedete, si allarga tantissimo. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare i nostri due giri che sono veramente semplicissimi. E andiamo a realizzare 3 catenelle che sono ossa prima maglia alta. Catenella di separazione, rientriamo nella stessa catenella e andiamo a fare una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Scusate, devo tirare un po' il filo qui.
salto 4 catenelle di base, 1, 2, 3 e 4, entro nella quinta e ricomincio da capo, andando di nuovo a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. E di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 4 catenelle di base, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 4, entro nella quinta e di nuovo vado a fare una maglia alta, catenella, rientro maglia alta, 4 catenelle. E ricomincio da capo saltando 4 catenelle. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Quindi sto terminando il primo giro. Ho fatto le ultime 4 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Adesso noi dobbiamo iniziare a fare il secondo giro. Entro dentro con una maglia bassissima e di nuovo vado a fare il mio ventaglio. 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, vado nell'archetto di 4 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2 e si ricomincia da capo. Quindi vado nel ventaglio, vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. 2 catenelle, vado nell'archetto di 4 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, si ricomincia da capo. Quindi ripetiamo ancora, vado nel ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, 2 catenelle, vado nell'archetto e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle e si ricomincia da capo e devo fare questo per tutto il giro. Quindi come potete vedere sono due giri veramente semplicissimi perché terminato questo secondo giro si ricomincerà di nuovo dal primo. Io adesso termino insieme a voi anche il secondo giro, andando a fare sempre ventaglio sopra ventaglio, 2 catenelle, maglia bassa, 2 catenelle e di nuovo ventaglio. È veramente semplicissimo e il filato si lavora veramente bene. Sto terminando il giro. Vado a fare la maglia bassa, 2 catenelle, entro di nuovo nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima per poi entrare nell'archetto del ventaglio e andare di nuovo a fare il ventaglio. Quindi andiamo sempre a fare poi le nostre 3 catenelle, una di separazione, si rientra maglia alta, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e si ricomincia il primo giro. Quindi si va nel ventaglio successivo e si va a fare un ventaglio. La lavorazione verrà molto forata, ma è una lavorazione molto tipica estiva, quindi va benissimo. Quindi 4 catenelle e si ricomincia con il ventaglio. Quindi questi sono i due giri che dobbiamo fare fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Naturalmente i giri devono corrispondere a quanto voi volete lunga la vostra maglia e io naturalmente vi dirò sempre quanti giri ho fatto prima di arrivare agli scalfi e poi come dividere la parte dietro dalla parte avanti. Allora, io ho ripetuto i due giri per 21 volte e come lunghezza per la maglia va benissimo. A questo punto vanno messi i marcapunti. Per mettere i marcapunti io sono andata a contare i miei motivi, quindi 1, 2, 3, ne ho un totale di 26, quindi ne ho messi 13 avanti e 13 dietro. Mi raccomando, come sempre, il motivo che avete in più, quello dispari che avete in più, mettetelo sul davanti e non sul dietro, perché sul davanti abbiamo il seno, quindi la maglia tende a tirare un po' di più sul davanti. A questo punto io vado a lavorare sempre due giri, però in giri di andata e ritorno, quindi non più in giri di tondo, ma appunto in giri di andata e ritorno, e non cambia nulla perché andiamo sempre a lavorare alla stessa maniera. Quindi scusate, mi tiro il filo, vado sempre nell'archetto, mi vado a fare le 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Scusate, no, la catenella di separazione e poi rientro e vado a fare un'altra maglia alta. 4 catenelle e
si ricomincia da capo, ventaglio nel ventaglio. Quindi i giri sono sempre gli stessi, non cambia assolutamente nulla. Quando arriveremo qui, prima dell'ultimo marcapunto, dove ho il mio 13° motivo, terminerò sempre con il ventaglio e inizierò il giro successivo con il ventaglio. Io adesso sono solo indecisa se fare delle bretelle, cioè scusatemi, delle spalline, o se fare una lavorazione unita fino a sopra, quindi avere uno scollo largo invece di uno scollo quadrato. Devo ancora un po' decidere, lavorerò e vi farò sapere, naturalmente vi dirò se ho fatto le spalline, a quanto i giri mi sono fermate a lavorare in giro in andata e ritorno e quanti invece ho fatto soltanto in un piccolo pezzo del motivo. Naturalmente se facciamo le spalline io penso che lavorerò su 3 motivi, sia a destra che a sinistra, mentre dietro andrò a fare un unico pezzo, un po' come stiamo facendo le ultime creazioni, che lo scollo quadrato è quello che va un po' di più ultimamente. Quindi adesso continuo a lavorare, vi farò sapere tutto, come vi ho detto, se faccio le spalline, se non faccio le spalline faccio una lavorazione normale, e poi andremo a fare anche delle piccole maniche. Penso di fare delle maniche o a mezze maniche o 3/4, anche qui devo ancora decidere, però man mano che procediamo con la lavorazione vi farò sapere. Allora, ho fatto sia la parte avanti che la parte dietro. Per la parte avanti alla fine sono andata a fare le spalline lavorando sugli ultimi 3 motivi, da questa parte e da quest'altra parte. In totale sono 13 giri, quindi ho ripetuto 6 volte 2 giri e poi sono andata a ripetere il primo giro in modo tale da ritrovarmi con le catenelle e avere la cucitura più lineare. Quindi sono 13 giri. Per fare le spalline, gli ultimi 7 giri ho lavorato solo sui primi 3 e sugli ultimi 3 motivi, mentre dietro ho lavorato i 13 giri per avere una lavorazione tutta unita, quindi senza spalline, ma voi volendo potete fare anche le spalline dietro. A questo punto dovrei fare le maniche, ma sinceramente ho deciso di non farle, ma di lasciare la maglietta così com'è, in modo tale da sfruttarla soprattutto in estate e magari fare una versione un po' diversa con le maniche a 3/4, a cui già ho in mente come fare per farla leggermente diversa, appunto per una maglia un po' più primaverile o autunnale.